Per Torino oggi siamo in compagnia di Max, chitarrista dei Subsonica, produttore musicale, e di Marco del Pud du Bar, a cui chiederei una riflessione su questa situazione dei Murazzi che non accenna a sbloccarsi. Marco, qual è la tua opinione? E i Murazzi sono finiti in un grande impasse in cui sembra nessuno sia in grado di uscirne fuori ed è un peccato perché è stato un posto in cui c'è stata un'energia creativa straordinaria che ha fatto nascere un sacco di gruppi underground, DJ, serate. È stato insomma un po' il terreno fertile su cui è cresciuto tutto quello che vediamo adesso nella notte torinese. Max? I Murazzi non si sbloccheranno mai fino a quando non verrà capita l'importanza di quello che hanno rappresentato per Torino, ma non solo per Torino. Un luogo e un momento impossibile da progettare per come si è svolto, ma un luogo e un momento nel quale la città ha imparato a conoscere se stessa. Ed è una cosa che è successa nella storia recente, nei decenni, in alcune tra le più importanti città del mondo. Torino, in Italia è successo a Torino e ai Murazzi. Ed è successo perché improvvisamente in uno spazio dove le libertà potevano esprimersi, la città ha incominciato a mescolare gli ambienti, le generazioni, le provenienze, come mai era successo. E la ricaduta, anche questa sarebbe da capire, creativa che i Murazzi hanno avuto anche nelle generazioni successive, è ancora un beneficio di cui la città gode, ma questa cosa bisogna imparare a capirla, a conoscerla, a elaborarla e a capire che cosa può ancora succedere in un luogo come quello. Ed è possibile secondo te recuperare qualcosa di quello spirito, di quell'anima di allora nei futuri Murazzi? Ma allora, i Murazzi a cui generazionalmente ero più legato io erano i Murazzi delle origini di Giancarlo. Quello stesso spirito l'ho ritrovato a distanza di 20 anni al Puddu, nel locale ideato da Marco e dai suoi sodali. Tutto è possibile che succeda, l'importante è non cedere il passo alla nostalgia, perché non si deve parlare di Murazzi solo parlando di cose del passato, con tutta la coloritura che si attribuisce sempre al passato. Ma di sicuro è un luogo energeticamente molto forte, fatto a misura anche per risolvere una serie di problemi che la città continua a portarsi dietro dal punto di vista proprio dell'impatto della vivacità notturna rispetto alle esigenze anche delle persone che hanno ritmi diversi da quelli che potrebbero essere i ritmi di uno studente o di un ragazzo che si può voler divertire. I Murazzi sembrano fatti apposta. Se adeguatamente valorizzati e anche normati in senso positivo, possono garantire anche un tipo di vitalità a bassissimo impatto, di disturbo, per esempio. È stupido non, anche solo non vederla in questi termini, la questione. Grazie. Marco, ultima battuta, secondo te è possibile recuperare qualcosa di quello che c'era o eventualmente Ma aggiornarlo secondo io e sono adattarlo ai dell'idea tempi che più che recuperare attuali? bisogna dare spazio, insomma, ai giovani, magari con delle modalità che non siano troppo complesse, perché adesso poter accedere comunque a un bando per aprire un locale in Murazzi è una cosa veramente complessa. Secondo me parte dei Murazzi dovrebbero essere affidati al protagonismo giovanile, quindi dare possibilità, insomma, di imprendere i giovani senza mille cavilli burocratici o senza spese troppo eccessive, perché abbiamo visto che sono state comunque la causa, insomma, della stagnazione dei Murazzi, no? Perché se ci sono delle normative che sono assurde e dei costi troppo elevati, è normale che alla fine nessuno abbia voglia di imprendere e di tornare a fare cose nuove di sotto.